Sono di Leonforte. Su nel Valdemone, tra Enna e Nicosia, sono un padrone di terra con tre belle figlie femmine. Tre figlie femmine, una più bella dell'altra. E ho un cavallo, sul quale vado per le mie terre e allora credo di essere un re. Ma non mi pare che tutto sia lì, credermi un re quando monto a cavallo, e vorrei acquistare un'altra cognizione e sentirmi diverso, con qualcosa di nuovo nell'anima. Darei tutto quello che possiedo, e il cavallo anche, le terre, pur di sentirmi più in pace con gli uomini come uno che non ha nulla da rimproverarsi. Non perché io abbia qualcosa di particolare da rimproverarmi, niente affatto, e nemmeno parlo in senso di sacrestia. Ma non mi sembra di essere in pace con gli uomini. Vorrei avere una coscienza fresca e che mi chiederebbe di compiere altri doveri. Non i soliti, altri, dei nuovi doveri e più alti verso gli uomini, perché a compiere i soliti non c'è soddisfazione e si resta come se non si fosse fatto nulla, scontenti di sé, delusi. Credo che l'uomo sia maturo per altro, non soltanto per non rubare, non uccidere, eccetera, e per essere buon cittadino. Credo che sia maturo per altro, per nuovi, per altri doveri. È questo che si sente, io credo. La mancanza di altri doveri, altre cose da compiere, cose da fare per la nostra coscienza in un senso nuovo. Sì, signore, sì, credo che abbiate ragione. Siete professore. Io professore? Non c'è nulla da ridere, nonnino, non c'è nulla da ridere. Ah, io credo che sia proprio questo. Non proviamo più soddisfazione a compiere il nostro dovere, i nostri doveri. Compierli ci è indifferente. Restiamo male lo stesso. E io credo che sia proprio per questo, perché sono doveri troppo vecchi. Troppo vecchi e divenuti troppo facili. Senza più significato per la coscienza. Ma davvero? Non siete professore voi? Ho l'aria di un professore? Non sono un ignorante, posso leggere un libro se voglio. Ma non sono un professore, fui dai salesiani ragazzo. Ma non sono un professore.